Scusi, lei che prende, ovvero l'appuntamento con i protagonisti che si raccontano ogni settimana qui in diretta su Sesta Rete, il martedì a partire dalle 20:30, poi in replica anche nella tarda serata, in replica anche nella giornata del mercoledì e del giovedì. Prima parte con l'ospite femminile, Lucia Sardo, che ritroveremo tra non molto, e in questa seconda mezz'ora con l'amico Salvo La Rosa. Allora, Salvo, in che modo spiegheresti ad un bambino come si nasce, come si viene al mondo adesso? Dicendogli la verità, però in maniera molto semplice, perché sto sempre parlando con un bambino, però dicendogli la verità. Non è facile, cioè, credo. Cercando di spiegare il mistero meraviglioso della vita. È chiaro che dirgli che i bambini nascono sotto i cavoli forse un po' troppo non ha senso. Dirgli che le portano le cicogne non ha senso, perché io, avendo e soffrendo ancora di vertigine, tu immagini far arrivare a mia casa a cacicogna, non penso proprio che prima di arrivare. E quindi insomma affronteresti... No, cercherei sicuramente di spiegarglielo in maniera scientifica, vera, reale, e però certamente... È un bambino diverso rispetto a quello di un paio anche di perché, bravo, anni fa. Anche perché, bravo, i bambini sono molto più avanti, i bambini sono molto, molto più, non dico intelligenti, no, però sicuramente hanno... sono bombardati da più parti, da informazioni, per cui poi alla fine, secondo me, se tu hai un bambino e dici, sai, bimbo mio, ti porta la cicogna, diceva sì, credi, allora finisci, cioè, e quindi finisci. Bene. Anzi, poi è meglio che glielo dica tu piuttosto che lui lo venga a sapere malamente da altre fonti. Sì, è vero, questo sono d'accordo. Questo è quello che noi abbiamo fatto, devo dire, con mia moglie, che in queste cose è straordinaria, più straordinaria di me, anzi meglio di me. No, in queste cose. No, vabbè, la mamma è la mamma, dai, la mamma è la mamma. Lei lo ha fatto con i miei figli sempre, mentre io sono stato sempre un pochettino un po' così restio, sì, anche più pudico. Invece lei si è avviata e ha fatto bene, ha fatto... abbiamo i figli comunque equilibrati. Benissimo. Anche loro. Abbiamo un rinfresco anche sì, per te. Damiano, prego. Sì, si stuzzica, Damiano. Puoi stuzzicare tutto quello che vuoi, Damiano, anche se questa cosa qui. Benissimo, sono delle una tartina. Ecco, una tartina, puoi anche bere analcolico volutamente il tutto. No, analcolico assolutamente, perché io non bevo pochissimo, un po' di vino rosso, un po' di birra, ma niente di che, niente di particolare. Mai super alcolici. E il nostro sponsor, lo ricordiamo ancora una volta, il bar Androne di via Androne 79. Grazie Damiano, come al solito sempre puntuale e garbato. Grazie signora Yolanda, poi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, se lo lasciamo mangiare tranquillo. La canzone di Salvo La Rosa, la videocanzone di Salvo La Rosa è molto molto bella, va bene, italiana. Ci vediamo e quindi dopo. Avremo modo di sentirla insieme. Credi agli extraterrestri? Cosa rispondi alla domanda esistono? Non esistono. Beh, io che credo, è un dubbio che ultimamente è venuto. Sì, sì. Io credo che non possiamo essere completamente da soli in questo mondo, no? Il mondo è talmente grande, è talmente vasto, perché noi soli? Che sicuramente qualche altra forma di vita ci sarà. Magari non saranno gli ominidi come noi li immaginiamo, con le antenne e col nasone lungo, però probabilmente qualche altra forma di vita c'è. A prescindere dalla fede che uno ha, giusto, no, personale. Sicuramente. Però non è un problema, devo dirti, che mi pongo più di tanto. Cioè non ho mai voluto... Cioè mi farebbe piacere incontrarli, no? Fare un incontro ravvicinato del terzo tipo. Magari invitarli insieme, no? Sì, beh, insomma, se riuscisse a intervistare il primo extraterrestre, sarebbe il massimo. Che scoop sarebbe. Però devo dire, non ho tutta questa... Ma ti affascina, sì, comunque, vero? Come mi affascina, e come credo che affascini tutti, il mistero, insomma. Quello che tu non vedi e che tu non avverti ti affascina, perché non sai mai se arriva, dov'è, cosa fa, com'è, no? Soprattutto, però insomma lo vivo in maniera anche molto, molto serena, molto tranquilla, sì. Ma vai a vedere i film di extraterrestri al cinema? Allora, io intanto vado al cinema sempre. No, almeno dico, una volta in modo particolare, quando insomma può capitare un film, sì, di sì, extraterrestri. Io vedo, devo dire, di tutto, perché scelgo, vado, e come ti dicevo, ho sposato una donna che ha la mia stessa passione. Abbiamo una serie di amici che hanno la nostra stessa quindi passione. Quindi siete a cavallo. A volte entriamo in una sala e poi usciamo ed entriamo in un'altra. Cioè, pazzia pure, va bene, sì, complimenti. Però il cinema ci piace, straordinario. Mi rilassa, mi fa bene. Così come dico una cosa, scusami, sì, che è anche contro di te, ma è anche contro di me. Ogni tanto spegnetela la televisione. Assolutamente, sono e andate d'accordo. Al cinema sono o d'accordo. Al teatro. Cioè, andate ad abbeverarvi non solo e non tanto di cultura, ma anche proprio di arte, di confronto. Sì, però a questo punto io la domanda te la devo fare, sì. Cinema italiano oppure cinema straniero? No, guarda, io vedo di tutto, te l'ho detto prima, purché sia buono. Però insomma, speriamo che sia italiano. Ultimamente l'italiano ha qualche... Però devo dirti che invece proprio ultimamente è piaciuto? Io ho notato qualche miglioramento. Per esempio, nei giorni scorsi ho visto questo film, Una famiglia perfetta, che è bellissimo. Geniale. Che vi consiglio di vedere. Non solo è geniale come idea, perché insomma, che ha pensato all'ipotesi di affittare
una meravigliosa, famiglia, l'idea è geniale. Da attori protagonisti che diventano tua moglie, i tuoi figli, tua madre, tuo cognato, tuo fratello, il figlio piccolino. È una cosa straordinaria. Castellitto è meraviglioso, gli altri sono bravissimi e quindi è un film assolutamente da vedere, ma film italiani belli ce ne sono tanti e quindi però cinema. Hai mai pensato così, nella follia acuta, di fermare il mondo e dire adesso scendo? Sì, ogni tanto sì. Però ci devi dire il particolare, ma voglio dirti, in una vita così frenetica, perché lo è, in una vita anche così competitiva, perché purtroppo lo è pure, ci sono momenti in cui vorresti mollare tutto e andartene da un'altra parte o tornartene, come vorrei fare io, semplicemente a casa e stare a dirne cianguillo, un dodoletto, coto televisore. È che questo mondo gira troppo veloce, rischiamo veramente E quindi ti capita, però poi, come dire, il dovere, il senso del dovere, il senso della famiglia, avere dei figli che ancora dipendono in qualche modo da te e da tua moglie, ti fanno ricredere e quindi vado avanti, scendo alla prossima fermata. Scendi alla prossima. Sperando che non sia troppo avanti. Allora, prima dell'ultima domanda, la signora Yolanda insiste nel fartene un'altra. Una curiosità. Però mi raccomando, No, questa è buonina. Okay. No, non do letto faccio. Questa è buonina. Non mi domanda se lo faccio. No, quella me l'ha bruciata, quella me l'ha bruciata. Lo faccio un dalavacino. No, perché lei non riesce a stare attento, può succedere. No, teniamoci in tema a casa, casalingo. Com'è Salvo La Rosa a casa quando non lavora? Manzo, ma si dice manzo? Pantofolato, tranquillo, sì. Cioè orari dilatati, cioè no? Forse perché faccio un mestiere che mi porta piacevolmente a contatto con tantissime persone, che mi porta sempre comunque su una ribalta, che mi porta sempre comunque ad essere presente, chiacchierone e anche così, come dire, propositivo. Quando sogno a casa, ecco, voglio i miei tempi e i miei spazi. Stacca la spina. Almeno me li cerco, sì. Ogni Quindi tanto... non è il tipo che poi sta al computer a pensare, a lavorare. No, lavoro anche a casa e devo dire che lavoro sempre più a casa, perché poi stare a casa mi rilassa. Sai quando lavoro io, signora? Sai quando lavoro io? La notte a casa, perché c'è silenzio. Il silenzio ispira. Ispira. E di notte, secondo me, riesco a fare le cose migliori. Sono d'accordo anch'io. A volte fino a tarda notte a scrivere quello che succederà poi l'indomani, a scrivere i testi della trasmissione, a prepararmi un'intervista. Idee nuove. A trovare idee nuove, a rispondere a Facebook. Rispondere. Noi non vogliamo sapere cosa fa lei. No. Vabbè, ok. Grazie, signora Yolanda. Arrivederci. Grazie. E chiudiamo il gruppo delle domande con la settima. È difficile oggi, secondo te, vivere un grande amore? Cioè, un amore è proprio quello travolgente, quello che ti fa dimenticare tutto, oggi, nella nostra era. Beh, i tempi sono un po' sciammati, questo sicuramente, no? E sciammati è una parola bellissima. Sì, è riassuntiva proprio. Tempi. Probabilmente i ragazzi di oggi, purtroppo per loro, magari vivono anche degli amori un pochettino più leggeri. Sì, mordi e fuggi, un pochettino più leggeri. Però il grande amore deve esistere. Cioè, quando noi avevamo 15 anni eravamo più trasportati dall'amore. Sì, non lo so. Ma anche i rapporti, interpersonali erano più difficili, diciamocelo francamente. E non era neanche giusto in quel modo, perché era più difficile uscire con una ragazza, era più difficile ottenere anche il permesso da parte dei genitori. Dovevi sperare di beccarla alla festa del sabato. Io l'ho vissuto, lo posso dire, anche con mia moglie, che ha avuto ed ha due genitori straordinari, che comunque sono stati un po', come dire, vecchio stampo, per cui anche lei, nonostante fosse regolarmente, ufficialmente fidanzata con me, con l'atto notarile fatto, perché abbiamo fatto un atto notarile, io c'è per dire a mia sorella, io sono sito con tuo figlio, non è che stai educando, infatti me la sono sposata, nonostante quello lei aveva degli orari precisi, orari, non poteva partire. Cosa impensabile adesso. Fino al giorno del matrimonio, quindi adesso non dico che era meglio così, anzi non era meglio così assolutamente. Però magari poi ci sono delle altre esagerazioni che adesso magari non permettono ai ragazzi di oggi di godere degli aspetti poi belli della vita, no? Anche più emozionanti, più sentimentali. Però quando l'amore arriva, arriva. Le feste degli anni 70 si aspettava il sabato per incontrare la propria ragazza, no? Più scintille, no? Infatti. Com'è che c'era? Io poco fa parlavo con una collega di Tuccio Musumeci, lì c'è Lucia Sardo, no? E mi ricordo la scena di Aitina, no? Aitina, un papà di Aitina, quando veniva Aitina a ballare con sua figlia, la voleva fare sposare col macellaio che gli portava la carne fresca, certo. Però poi era geloso, cioè un bam, un po' di distanza. E quindi è così. Una volta era magari così, la festa era fatta per ballare, per ci mancano queste cose. Va bene.
mentre invece adesso vediamo questa bella canzone di Salvo La Rosa. La canzone si intitola E se domani ed è un classico della musica leggera italiana di Mina. Come al solito la domanda che noi facciamo al nostro ospite è perché questa canzone? Perché è legata ad un momento importante della mia vita, cioè al momento in cui ho conosciuto, a proposito di amore, Daniela, mia moglie, che è Daniela, con la quale ero fidanzata con atto notarile numero 346. Questo lo dico per mio suocero, vabbè, sicuramente okay. Mi sta seguendo. No, e insomma, questa canzone, devo dire, ci ha legato subito e devo dire che tutte le volte che la riascoltiamo ci emozioniamo, perché ci ricordiamo che comunque tra le 18.000 canzoni che amiamo, e io amo la musica e amo tutta la musica, questa è sicuramente più importante. Allora a questo punto guardiamocela insieme, questa bella canzone di Salvo La Rosa, la sua video canzone, la canzone si intitola E se domani lei è Mina.